con Diego Carpitella circa 15 anni fa, se ricordo bene, articolammo un programma da filmare basandoci sull'osservazione della comunità napoletana all'interno della sua gestualità tradizionale. Facemmo così ricorso a un testo di un illuminista napoletano, del canonico De Iorio, che aveva catalogato agli inizi dell'Ottocento tantissimi gesti di tradizione non rituale, ma di tradizione indicativa e sostitutiva, raccogliendoli in un volume che ancora oggi è all'attenzione degli studiosi e che è anche un prezioso volume di antiquariato. Decidemmo di verificare quanti di questi gesti fossero ancora presenti nella tradizione viva. Il luogo di esperimento fu stabilito in una scuola elementare sui quartieri spagnoli di Napoli, sui quartieri di Via Toledo. Io stesso con questa serie di gesti articolai una favola legata alla figura di Pulcinella, e attraverso una rappresentazione decidemmo di rendere riconoscibili questi gesti senza l'ausilio della parola. Il risultato fu che questi gesti vennero riconosciuti da una comunità di bambini al 100%, cioè erano tutti presenti nella tradizione a distanza di circa due secoli. Scusate, eccellente, che mi porta la vostra presenza, sacci che voi, nessuno di voi mi pensa, se mi date qualche cosa di Renzo, io sto in astinenza perché mi muore di fame, e se mi date qualche cosa di Renzo, che Dio manda pace, salute e provvidenza. Allora, mentre stavo dicendo questa filastrocca, arrivò una guardia da lontano. Una guardia. Arriva una guardia, sapete come camminava questa guardia? Come faceva tutta quanta così. E allora questa guardia vide a Pulcinella da lontano e disse: Pulcinella, come disse? Pulcinella. Pulcinella, vieni qua. Tu lo sai che questo non si può fare, perciò... Perciò? Mamma, vattene via, vattene via. Allora disse Pulcinella, disse: e come? E io sono venuto qua, e io veramente stavo cantando una canzone. Allora come rispondete? Non si può cantare una canzone. È proibito cantare una canzone. Dice: no, è proibito pure ballare. Dici: volete sapere la verità? Io stavo cercando la carità. È proibito pure cercare la carità. Io credo che tu per la strada, invece di andare cantando, vai rubando, eh? Allora disse Pulcinella: per carità, io non vado rubando, mi dovete credere. Dice: ma insomma, tu che cosa vuoi? E allora fece il gesto così. Dice: allora tu ti muori, ma perché da quanto tempo non mangi? Da tanto tempo. Dice: e ma si può sapere da quanto tempo tu non vai mangiando? Dice: da ieri mattina. No. Dice: da quando? Dall'altro giorno. No. Da tre giorni. No. Da una settimana. No. Dice: da quando tu non mangi? Da stamattina. E come tu non mangi da stamattina? Dice: niente meno, tu non mangi da stamattina, dici che non mangi da tanto tempo. Dice: no, per carità, dice, io veramente in questi giorni sto mangiando poco. Stamattina mi sono mangiato solamente un pezzo di pane, 3 ova toast, 10 panzarotti, 15 paste cresciute, 20 ballerisse, un pezzo di gattò e un pezzo di torta che era rimasta dall'altro. E ma tu, figlio mio, ti mangi un bastimento di roba a mattina? E poi dici che non mangi? Dici: no, per carità, vedete, io mangio così pochi, tengo sempre fatto, vedete che mi sono fatto? Sì! Dici: se dura un altro poco che sta vita. Muore! Allora la guardia disse: guai a te! Guai a te!
Guai a te. Guai a te. Dice, se tu non te ne vai, io qualche altra volta... Ti arresto! Ti porto, ti metto le manette e ti porto in prigione. Ti porto in carcere. E allora, la guardi così se ne andò, se non che Pulcinella, visto che non c'era nessuno, si avvicinò vicino a me, a Giuseppe, e disse... Sai, signore, mi date qualche cosa, eccetera, perché io voglio mangiare qualche cosa. E allora Giuseppe prese 100 lire e gliele diede. Allora Pulcinella svegliò questi 100 lire e si mise rinda la sacca. Si mette rinda la sacca e allora disse Pulcinella, stai attenzione però, non fare vedere mentre mi dai le 100 lire, che la guardi... Marre! No. È furba la guardi, è furbacchiona la guardi. E allora... Comunque, Pulcinella prese questi 100 lire e disse, mo me ne vado da Don Raffaele. Don Raffaele, sapete chi è? Era una specie di salumiere che stava là vicino. Il quale, Beppe, com'era chiesto Don Raffaele? È vecchio, è chiesto Don Raffaele. Il vecchio con la barba, eccetera. E allora, prese, disse, Pulcinella, tu che cosa vuoi da qua dentro? Dice, veramente, volevo un pezzo di baccalà. Dice, ah, tu pensi baccalà? Allora questo vecchio che era, sapete, era un vecchio... Tirato, era avaro, eh? Allora questo vecchio non voleva dare i soldi, non voleva cacciare, pigliò e prese, tagliò un pezzettino di baccalà e lo diede a Pulcinella. Poi disse, tieni Pulcinella. Allora Pulcinella prese questo pezzo di baccalà, se lo mangiò e allora disse, Pulcinella, com'è questo baccalà? Lui disse... Buono! È buono, eh? È buono questo pezzo di baccalà. E allora, poi Pulcinella disse, va bene, ma me lo puoi dare? Dice, io già te l'ho dato. Dice Pulcinella, e tu quanto me ne hai dato? Me ne hai dato... Poco! Me ne hai dato poco. Dice, e tu quanto ne volevi? Io ne volevo... Assai ne volevo.